Nikon Master Director, il primo social talent show in filmmaking e direzione della fotografia. 16 squadre, 8 sfide a colpi di video e un solo vincitore. Ragazzi, benvenuti. Siamo qui in casa Harry a Milano. Milano, città ricca di creatività e capitale mondiale della moda. E la mission di questa sfida che decreterà i due vincitori della tappa di Milano sarà proprio legata al mondo della moda. Ci siamo lasciati così, pro e passion, ma è arrivato il momento di creare i due team. Siete in quattro perché nell'edizione numero 2 di Nikon Master Director Italia abbiamo deciso di far diventare quello che è un contest anche una scuola e di creare un gruppo di lavoro. Quindi un concorrente passion sarà affiancato a un concorrente pro. Nella tappa poi di Milano scoprirete con quale persona verrete assegnati ed è la persona che abbiamo deciso di affiancarvi perché pensiamo vi possa far crescere. Stefano e Agnese, voi siete i due vincitori della categoria passion. Agnese, di te ci è piaciuto soprattutto il tuo forte carattere e per questo abbiamo deciso di affiancarti a una persona un po' più calma e pacata. Stefano invece ci hai portato un bel mini documentario durante i casting e abbiamo deciso di affiancarti a una persona molto più tecnica. E per questo la persona che abbiamo deciso di affiancarti è Corrado. Di conseguenza Agnese sarà in squadra con Jason. Ok, formate le coppie, vi consegno le t-shirt, arriva il balletto. Balletto, grazie. Perfetto. Squadra gialla e squadra nera. Indossate le t-shirt e ci spostiamo di là e vi spiegheremo la mission e l'attrezzatura che dovrete utilizzare. Andiamo. Ragazzi, come vi è stato anticipato prima, la mission di questa giornata sarà legata al mondo della moda. In particolare dovrete realizzare un video backstage. Seguirete uno shooting fotografico d'alta moda, anzi tre, e dovete realizzare un video dietro le quinte. Non sarà facile perché avrete 3 ore di tempo per raccontarci la location, che cosa accade sul set, mostrarci l'attrezzatura utilizzata, farci conoscere il fotografo o la modella e un'ora di tempo per fare lo scarico del materiale e selezionarci 40 clip. Queste 40 clip saranno poi valutate da noi sulla base di 3 fattori: storytelling, fotografia e creatività della ripresa. Assegneremo un punteggio da 1 a 10 a ciascuna di queste categorie, avremo un punteggio e decreteremo i primi 2 finalisti di questa tappa. Ogni team avrà a disposizione uno zaino contenente 2 Nikon Z6, un 35 mm e un 50 mm 1.8, 2 microfoni, 2 schede, un Ronin S, un cavalletto e per questa prova specifica vi abbiamo messo a disposizione un 70-200. 70-200 che vi sarà probabilmente utile per raccontare quello che avverrà oggi cercando di stare dietro le quinte. Ricordatevi che non dovete disturbare il set, quindi probabilmente sarà un'ottica che dovrete usare. Ma lasciamo a voi questa cosa. Bando alle ciance, facciamo partire il cronometro. 3 ore a partire da ora, buona sfida. La nostra strategia è praticamente buttarci a capofitto cercando di prendere le migliori riprese possibili perché la miglior difesa è l'attacco. Sono tagliato la testa, stiamo facendo un ottimo lavoro.
contesto fatto bene. Ok, intanto prima se per risparmi, se togli quel microfono lì, tanto quando facciamo l'intervista si vedi con me, andiamo tutto stretto e più largo. Okay. Da voi le monitor funzionare tutto. Il mio compagno bene, ci siamo bene o male, ho visto due o tre cose che stava facendo e sono le inquadrature che avrei fatto anch'io. Perciò va bene, siamo in linea. Con il mio compagno pro mi sto trovando bene perché è un professionista tutto tondo, mi sta dando dei consigli molto precisi, soprattutto sull'impostazione della luce, le varie temperature e colore, che magari erano parametri che toccavo molto meno essendo solo un passion, ecco. Come va? Va molto bene. Molto bene, si sbilancia così. Per uno che ha fatto metà shooting col profilo colore sbagliato, non so se sta andando così. Domanda, bene. Di chi è? Però sei il contenuto. Di chi è lo zaino? L'anzi, non lo zaino, l'attrezzatura che sta buttata là a terra? Nostra. E di zaino a che serve? Buttata. E perché dobbiamo... Ok, adesso vado a sistemare. Perché, secondo te? Perché abbiamo poco tempo. No, perché sarà sempre così in qualsiasi set andrai? Perché ve la rubano, ragazzi. Ve la rubano. In giro, l'attrezzatura la fanno sparire. Beh, però adesso siamo in una situazione di controllo. No, non c'è nessuno che controlla, non c'è più niente là fuori. Consiglio, fai un po' di passi indietro. Fai vedere, visto che stai facendo un backstage, alza la camera, sporcala, parla un po', così. Perlomeno dai, esci fuori dalla scena, perché tu ricordati sempre che è un backstage. Quanto state di white balance, ragazzi? 5.000. Ok. Una domanda. Ah, ok. Non ti piace? Mi sembra... Cioè, ci siamo, no? Cioè, io inizio a andare a giro di white balance automatico, perché così sono più versatile, però... Ma voglio mi fido delle camere perché sono più intelligente rispetto a quelle. Sì, ma banalmente, se sei su di lei, in white balance automatico, poi la camera si sposta un po' verso quella luce, cambia un po', ti cambia. Okay. Non è sempre... Ovviamente prima. Prima. Ma prima, adesso no. Ma siamo su 5.000. Non hai una pulce, hai il microfono direzionale. Quella musica là sta entrando tu. Ma magari qualcosa. Allora, o lo alzi il volume... e la fai sentire, se no la devi togliere e vai là, metti pausa e lo rifai. Di solito sui set non è proprio così scontato che fili tutto così liscio, invece i look funzionano bene, le taglie, il make up è tutto perfetto. Che se peso sto 72. Vabbè, dai. Problemi di esposizione con le luci controllate? Il nostro problema, no, quello non è. Forse all'inizio, perché non sapevo gestire la camera. Ok. L'unico problema è che tipo abbiamo girato all'inizio con due profili diversi. Malissimo. Il controllo si fa prima. Quando si lavora, come in questo caso le camere che stanno riprendendo, il setup camera viene fatto prima. Quindi si controlla che tutte le camere abbiano lo stesso profilo colore, si controlla e quindi si parla per bilanciare il bianco tutto alla stessa maniera. Se siamo nella stessa zona, in questo caso poi nella stessa zona, si va a decidere anche insieme ISO, shutter, tutto quello che è il setup camera per avere... Sì. Perché avete sbagliato il profilo? Perché pensavamo che fossero già state settate. E no, non l'abbiamo settata apposta. Dai! Stanno per finire. Alcuni hanno fatto gli esterni, altri no. Questa è un'altra scelta, la squadra nera. Sì, la squadra nera ha deciso di non fare gli esterni, perché per loro, per il racconto di questa giornata, gli esterni non servono. Secondo me è una cazzata, però. Tutti e due i team hanno avuto a disposizione il 70-200 per questa sfida. E secondo me l'hanno usato fin troppo. E soprattutto 70-200 li ho visti sempre a mano libera.
Non lo so, perché va bene il 35, va bene il 50, ma il 70-200 a mano libera a 200 va bene lo stabilizzatore sul sensore, però non è una foto, parliamo sempre di video, quindi non lo so, non lo so che cosa potrebbe succedere. Adesso hanno cambiato ottica, adesso stanno tutti con ottiche corte, però questo 70-200 così a mano libera lo vedo un po' particolare. Sai anche cosa non ho visto fare nessuno? Usare un po' le quinte, muoversi un po' nello studio, sono tutti diretti. Non lo so. Per esempio io adesso avrei preso la modella a 2 secondi, ci fai 2 ingressi, mi fai una camminata, ti seguo con i piedi a terra, zero sì. Di zero. Perché secondo zero. Me gli manca pensare al video come alla struttura, non capisco neanche bisogno di un inizio, uno sviluppo e una fine. Infatti sono curioso di vedere con che clip pensano di chiudere questo video. Perché ma anche come l'aprono, perché chi ha fatto l'esterno va bene, può aprire con l'esterno, che poi non è detto perché potrebbe essere anche scontato, ma chi non ha fatto esterni? Per esempio, apertura, ti fai spegnere le luci, accensione, hai l'apertura, stessa cosa puoi farlo per la chiusura. Lo faranno i nostri eroi? Io non credo. Terzo e ultimo shooting della giornata, stanno finendo le riprese, poi ci sposteremo al cinema dove avverrà la selezione delle 40 clip e vedremo che cosa succederà. Cosa avete pensato come è chiusa? Come è chiusa? Quello che ho fatto la richiesta prima. E lui mi dice, ok, bella, buona. Ok. Come potete vedere dietro di me, lo shooting fotografico è finito. Il tempo per i ragazzi è scaduto e adesso si passa alla fase successiva. Ci sposteremo al cinema, dove i concorrenti selezioneranno 40 clip tra quelle che hanno girato, che verranno valutate sulla base di fotografia, storytelling e creatività di ripresa. Daremo un punteggio da 1 a 10 e valuteremo chi saranno i primi 2 finalisti del Nikon Master Director. Squadra gialla, squadra nera, abbiamo terminato la prima fase, adesso inizia la seconda ed ultima. Avete un computer per squadra, 1 ora di tempo per selezionare 40 clip che noi valuteremo per decretare la coppia finalista della tappa di Milano. Vi consigliamo di essere ordinati anche nella creazione delle cartelle, nella gestione del file, perché essere precisi può fare la differenza. Faccio partire il timer dell'ora, mi raccomando, all'ora esatta dovrete lasciare il computer. 3, 2, 1, buona sfida! Del processo? Sì. Questa è un'ottima cosa, ragazzi. Allora, è passata mezz'ora e stanno molto, molto, molto male. Cosa sta di bello in questa scena? Non piace. Niente, zero. È sporco. Ciao, squadra gialla. Come la va? Sto piovendo. Sangue. Però siete stati anche fortunati perché alla fine lo shooting si è alzato molto di livello, eh? No, come molto. Qua tanta roba, eh? Hanno la fase di strucco e non di trucco. Guarda le facce in crisi. Sono state 2 tecniche diverse perché loro stanno creando già il file con le note sul computer, mentre Jason sta scrivendo sul telefono. Poi voglio vedere come quel file arriverà sul computer. Cinque, quattro, tre, due, uno, chiudete i portatili. Bravi.
Io non so perché, ma vedo la squadra nera che sta ancora borbottando. Sono un po' Sandra e Raimondo. Sì, sì. Sono tutto il tempo zitto. Però è un mostro che abbiamo creato noi. Metti quella clip. No, zitto. Premi desk. Tu metti la clip là. Così tutto il tempo. Beh, anche loro erano divertenti, eh. Soprattutto nel rinominare le clip. Lui stava impazzendo. Loro hanno sbagliato perché gli avevo detto non scrivete sul cellulare, poi dovete rifare la trascrizione sul computer. Infatti siete arrivati e non avete finito. Già. No, avevo finito. Vedi che continua. Fino alla fine, fino alla fine. Cioè, non, due, stesso team, non sanno se hanno finito. Cioè, tu, io, non avete, avete finito? Sì. Bah, sì. Quinto emendamento. Sì, no. Potevamo aggiungere altre clip. A 40 ci siete arrivati? No. No. E quindi non avete finito? Già. Comunque adesso uscite, noi ci guardiamo le vostre clip, vi richiamiamo e vi daremo il punteggio. Il momento più difficile è stato un po' il capire un attimo la camera, ma una volta capita andava bene. E poi questa selezione del materiale che non l'avevo mai fatta così, però alla fine è andata bene. Beh, i giudici erano, come dire, dato che sono delle persone molto, delle figure di riferimento nella mia vita, in generale, nel videomaking puro, essenza del videomaking italiano, per dire, cioè, non riuscivo a dire di no a loro. Cioè, se loro mi parlano, ovviamente dico di sì. Sì, Aldo, sì, Riccardo. Quindi, cioè, è possibile. Cioè, è una femmina, cioè, non hai capito? Sono una fans, cioè, sono una believer, cioè, come dire. Chi è che porta i pantaloni in questo gruppo? Io quelli sporchi, purtroppo. Quindi io. Cioè, adesso mi faccio sentire un po'. Io sono sentito tipo virile zero. Lo stabilizzatore ha palesemente dei problemi. Questa comunque. Loro, che non lo sanno, sa. Bello l'audio così, sì. Bello pulito. Adesso cosa andrete a fare? Buona, mi piaceva anche il taglio così stretto. Sì, sì, sì. Il suo perché. Sta a 200. Beh. Un dettaglio sulle tette. Logo. Tu dici tette, io dico logo. Poi dico tette. Questa è Slomo Slomo. Sì, ma è fuori fuoco o sì, è fuori Slomo morbido? No, è fuori fuoco, fuori fuoco. Fuori fuoco. Fuori fuoco. E tra l'altro gli avevo detto non fate lo Slomo direttamente in macchina. Hanno fatto lo Slomo direttamente in macchina. E forse qualche immagine di più delle luci l'avrei messa. Sì. Questa è una bella immagine fotograficamente. Vabbè. Questo è il fuoco, ciao. Da qua. Questa è da buttare, secondo me. Proprio brutto tutto. Poi in difficoltà sono su questi movimenti. L'idea c'era. Perché il fuoco rimane il fuoco, su Harry, sì. E poi. Non hanno calcolato la distanza. Ecco. Ah, ok. Se stacchi su questa allora. Ok, carina. Ecco, questa è la creatività della ripresa che abbiamo visto. Questa è carina, eh? Sì, hanno fatto un altro passaggio femminile. No, mi piace il fatto che l'hanno seguito. Cioè, sì. Solitamente abbiamo visto sempre riprese. Giro intorno al soggetto, ma mai nessuno ha seguito. Questa è bella perché hanno svelato e poi l'hanno seguito. E questa non era preparata, quindi no, sono no, stati no, bravi nel andare subito. Bam. Finite. Finite. Allora, abbiamo visto le 40 clip della squadra nera. Abbiamo visto le 40 clip della squadra gialla. I neri non ne avevano 40. I neri non avevano 40. Ne avevano 18. Ne avevano 18 e già questo li ha un po' penalizzati. E adesso però, dopo averli valutati sotto lo storytelling, la fotografia e la creatività, dobbiamo nominare il team vincitore. Sì, quello che accederà alla finale. Per cui li chiamerei. Per cui li chiamiamo e purtroppo diremo il nome del team che non ce l'ha fatta. Ragazzi, abbiamo visionato le 40 clip che ci avete dato. Guardo voi perché solo voi ce ne avete date 40. Sandra e Raimondo ovviamente hanno fatto così perché... Sanno benissimo che ci hanno dato quello che hanno potuto. Detto questo, squadra gialla. Voi siete stati sicuramente i più ordinati e metodici nel portarci il vostro filmato. Le vostre clip forse un po' statiche. Non abbiamo visto grandi movimenti e quelli che abbiamo visto un po' poco convinti, lo stabilizzatore aveva qualche problema, però comunque avete a livello di storytelling siete riusciti a raccontare qualcosa. Squadra nera,
Non possiamo dire la stessa cosa sull'organizzazione, probabilmente anche durante le riprese c'è stato un po' di confusione e si è visto con le clip che avete portato, alcune molto molto belle. Avete anche sfruttato bene la vostra creatività perché avete cercato dei punti di vista molto particolari, però purtroppo il fatto di aver portato solo 18 clip vi ha sicuramente penalizzato. Ma adesso dobbiamo programmare la squadra che arriverà direttamente in finale. La squadra che andrà alla finale del Nikon Master Director è... la squadra gialla. Bravi, bravi anche voi che comunque siete arrivati a un filino così. La prossima volta organizzazione, un po' più di metodo. Ascoltate un po' di più anche i consigli che vi arrivano, perché non è che ascoltate tantissimo i consigli che vi arrivano, eh? E poi vale anche un po' per tutti, anche sul lavoro, girate un po' di meno. Se siete voi a montarlo, comunque un backstage poco ma buono funziona quasi sempre. Questo probabilmente l'avete imparato tutti oggi, perché anche voi siete arrivati un po' al pelo ed è importante girare la quantità che serve. Quindi grazie ragazzi. Grazie e con voi ci vediamo direttamente alla finale. Grazie. La prossima puntata del Nikon Master Director. Bentornati, siamo qui per la seconda sfida del Nikon Master Director e siamo a Torino. Ci siamo ritrovati come vi abbiamo lasciato durante i casting, due passion e due vincitori dei pro, ma adesso è arrivato il momento di scegliere le due squadre. È bello vedere come le squadre stiano affrontando la sfida con un approccio totalmente diverso. Farei io. Sì, sfida. Infatti qua io ho visto una marea di scorci interessanti che loro invece hanno evitato. Dovevamo capire, okay, qual era l'anima di questo posto. L'avete capita? Sì.